Bella a tutti ragazzi, Siamo siamo qui qui da da Lorenzo Lorenzo Decical 10cal. e Pier Deciloyer, se volete passare nel mio canale. Però, no, vabbè, finiamo questo qui. Ho problemi di sicurezza perché Lorenzo 10cal non si fida del telefono. Quindi stoppiamo e ci vediamo all'apertura delle ceste. Eccoci, bentornati. Non so se ho sentito. Ed eccoci, bentornati, raga. C'ho il telefono che sta un po' impazzendo, però. Ma incomincio ad aprire, spacchettiamo. Ok, qui spacchettiamo un po' di bauli incredibili. Ci ho messo un po' di tempo per fare tutti questi. Beh, praticamente. Ok, apriamo prima quelli argento e poi quelli omaggio e poi. Madonna. Oh, madonna. Oppure e poi baule corona. Ok, primo. Uscirà una merda. Barbari. Secondo. Terzo. Ok, direi di stoppare il video prima che si toglie. Ma no, Fidati, fidati, teniamo stop. così. Stoppa il video che dopo Ok, magari si adesso chiude. stoppiamo, magari si chiude. Qui eccoci qua, ritornati. Vai, apri, Faremo vai. vedere il baule omaggio adesso. Oro. Gemme. Goblin. Moschettiere, vabbè dai, moschettiere può essere. Sia abbastanza buono. Oro, 40, un po' meglio. Barbari, di uno. Vabbè, sono pieno di cannoni. E adesso prima di aprire quello lì vi vorrei dire una cosa che. Perché questi bowl li ho fatti in Arena 3. E come vedete adesso c'ho solamente questi trofei, 1100, 1110. Per questo adesso non è che sia tanto potente. Adesso vi aprirò il baule corona. Gemme 2. Arcieri, cazzo, 3 carte, no? Ruba carmelo 1. Faccio stop al video. No, 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 no. Stop di sicurezza. Allora, Ragazzi, per oggi è tutto. Questo è il primo oh, di no, non è Lorenzo. tutto. Vabbè, questo è il primo video di Lorenzo 10cal. Quindi, se volete iscrivervi, mi farebbe piacere. Se volete passare anche nel mio canale, mi chiamo Pier 10lawyer su YouTube. E ragazzi, vi ricordo di lasciare un like nel video e di commentare. E adesso, Madonna, ma cos'è sto telefono? Ok, e adesso vi farò vedere i miei attacchi. Qui. Questo qui che è stato allora partiamo dal primo. Primo da qui, ecco. Da qui. Pier Vabbè, non Deciloyer è che li fai contro vedere tutti, Amedeo. eh. No, non li faccio vedere tutti. E adesso questo qui avevo fatto 3-0, vinta. Il deck vi farò vedere dopo. È una micidialità unica. Ma micidiale. Ci sono i riflessi. Micidiale. Ma sapete cosa vuol dire micidiale contro. Però l'unica cosa che dà fastidio è che se per caso vi attaccano i cavalieri oppure i domatori, di domatori sì, cioè non è che vi distruggono, vi danno fastidio, cioè non ci riuscite a beccarli. Il primo qui, Ahmed, qui l'ho distrutto facilmente perché questo qui se n'è andato subito via. Questo qui 1-0, non tanto facilmente, un po' meno. Questo qui lo stesso. Ragazzi, ho 3 vittorie di fila fino adesso. 4. Questo qui è facilissimo perché sono andato via. Questo qui uguale. 6, 5, 6. Dopo questo qui mi ha fatto una stella con il cavaliere il mini pekka. E questo qui invece Sasuke è proprio. Non perdo, nei primi 10 secondi è andato subito fuori. Una roba incredibile. E questo qui 1-0, 3-0, 0-1, sconfitta. L'ultimo. Questo qui è stata sconfitta perché mi mancavano pochi trofei. L'ultimo, mamma di quei trofei. Sconfitta.
vittoria, l'ultimi mamma, quindi l'ultimi trofei. Pareggio, pareggio. Vittoria l'ultima. Guardate, ma guardate che vittoria negli ultimi 8 secondi. Mamma, che vittoria morale. Anche guardate la trofea. Faccio andare un po' più veloce. Guardate, qui il domato, come vi ho detto, un po' mi dà fastidio molto. Una stella. Qui ho avuto già che perdevo, di mio. Qui perdevo subito, di mio, ho detto qui. Questo qui è l'ultimo partito che avrei fatto, vedete, ve l'ho detto. Guardate bene. No, ma non ci riuscivo a distruggerlo. Dopo la fine è un colpo finale. Questi qua, quasi nell'ultimo minuto. Mi fa fastidio perché non ci riuscivo a distruggerlo. Ecco, qui doppio Lisiri, io attacco sempre nel doppio. Adesso ho attaccato anche prima. Ci sono riuscito. Guardate, 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 guardate se avrei sì, l'ho distrutto. Guardate, guardate. Qui mi ha distrutto. Qui siamo finiti ovviamente in parità. Perché era anche forte su qui. Non so come abbia fatto forte. Qui in parità. E adesso mamma qui come l'ho stracciato. Guardate, guardate. Mi ha messo il drago, la strega, io l'ho distrutto con le streghe e il coso mago. Guardate, va tutti e due. Io ho detto che era un lato o l'altro. Guardate, pam, pam, butto giù la strega. Alla fine, guardate nel lato sinistro, butto giù la strega. Pam. Ma che bomba! La strega è forte per difesa, anche in attacco. Vi serve molto. Io ve la consiglio extra. Guardate adesso il mio deck, ve lo consiglio, perché è forte. Questa qui, la capanna dei barbari. Tutte e tre le capanne ovviamente danno fastidio ai nemici, perché un nemico, cioè appena che me le butti tutte e tre, il nemico è in difficoltà perché continua a buttare giù carte e non sprechi l'esir. Dopo butti giù magari, non so, mini pecca più stregone e volè, fritto. Dopo, nell'ultimo minuto, io sempre butto mini pecca, stregone, aspetto strega. Dopo questo, e questo, ovviamente, vado tutto in fila così. Oppure faccio questo. Però prima butto uno che abbia un po' di vita, cioè questi due. E dopo butto due, uno, due, uno, due. Butto sempre così, Dio mio, è una bomba, Dio mio, è una bomba. Dopo guardate qui un po' le mie carte. Goblin, giganti. Arco X mi sono pentito di non metterlo, ma parte di mio, il mio deck. È così. Pekka anche mi sono pentito. Adesso io dovrei trovare questo, Dio mio, leggendaria. È questo qui io vorrei. La cosa. Fulmine, no, non lo vorrei. Ebbene, qui diciamo è concluso il video e lasciate un like o iscrivetevi al mio canale. Ovviamente bella a tutti, raga, e vi saluto e ci vediamo al prossimo video.